Un saluto amici, parleremo oggi della potatura di formazione di una pitaia in vaso. Il vaso che ospita la nostra pitaia è un vaso che è alto circa 45 cm e largo 60. Alla base abbiamo messo dell'argilla espansa, due dita di argilla espansa per favorire il drenaggio, ed abbiamo riempito il vaso con un miscuglio di terriccio per piante grasse, terriccio universale e compost. Abbiamo sistemato il nostro telaio con un paletto in ferro zincato. Qui si arrampicheranno le nostre pitaie e sopra abbiamo fatto un supporto in ferro. Le nostre pitaie entreranno da dentro, arrivate all'altezza del supporto verranno poi tagliate e si ribalteranno fuori in maniera da poter poi avere la fruttificazione. Vi faccio vedere con una pitaia in piena terra la sua struttura, il nostro palo messo per fare arrampicare i rami, li abbiamo guidati tutti fino ad arrivare alla struttura. Qui, una volta arrivati al livello, sono stati tagliati in questo punto e questo taglio ha forzato i nuovi getti laterali che noi guideremo verso il basso, che facciamo scendere verso il basso. A loro volta questi getti laterali sono stati spuntati, abbiamo tolto le punte per poter favorire una fioritura forzata. Oggi è arrivato il momento di formare questi cladodi. Intanto ne abbiamo messi tre che si arrampicheranno appunto nel palo. Il primo anno sono stati già sistemati, questa è una potatura del secondo anno e quindi seguiremo pitaia per pitaia ad uno e andremo a tagliare tutti i getti laterali che entrano in concorrenza con il ramo principale e facendo arrampicare il ramo principale al nostro tutore, come questo, vedete? Vedete qui alla base c'è un getto laterale, possiamo tagliarlo subito. Se seguendola passo passo andremo a vedere se ce ne sono. Questa di qua, come vedete, ha 5-6 getti laterali. Questa è la principale, si è arrampicata qui, che è stata tagliata per favorire appunto la germogliazione di questi getti laterali, e questi che sono piccolissimi andremo a tagliarli. Qua ce n'è un altro piccolissimo che abbiamo tagliato. Qui dobbiamo decidere quale fare arrampicare, la migliore di questi, cioè in questo oggetto primario abbiamo questa qui, che se noi l'alziamo arriverà all'incirca a mezzo metro, poi seguendo più in alto abbiamo questo oggetto che è cortissimo, quindi lo possiamo anche tagliare, e poi abbiamo quest'altro che fa al caso nostro, quindi faremo crescere questo di qua, come vedete arriveremo all'incirca alla stessa altezza, però si trova nella parte superiore del ramo principale, e andremo a tagliare quest'altro invece. Qui abbiamo un altro getto laterale che andiamo a tagliare dai getti piccolissimi. Qui, come vedete, ce n'è due in questo che non ci servono. Chiaramente li andremo a tagliare perché tolgono linfa alla pianta, al ramo principale. Ok, il lavoro è stato fatto. Adesso non ci resta altro che sistemare, legare al palo e fare salire sempre in alto i nostri rametti. Chiaramente questi getti non verranno buttati,
ma faremo delle talee, per cui avremo delle nuove pitaie. Faccio il lavoro e vi faccio vedere. Lavoro concluso, abbiamo legato le nostre pitaie al palo, diamo un'ultima controllata se ci sono dimenticanze di getti che abbiamo lasciato ed in conclusione possiamo dire che questo lavoro di potatura del secondo anno si racchiude nel fatto di togliere i getti laterali che toglievano linfa alle nostre pitaie, ai nostri rami principali. Di questi getti laterali che abbiamo tolto e che entravano in concorrenza con i rami principali, li faremo asciugare per 24 ore e poi faremo delle talee. Un'ultima cosa che ci rimane da fare è quella di andare a mettere nel nostro terreno una fialetta di integratori che servirà per far crescere le nostre piante più vigorosi e darà le giuste vitamine alla crescita della pianta.